Salve a tutti e bentornati alle video recensioni della Cinema Savage. Oggi, come al solito, voglio ricordarvi di mettere un like al video se vi è piaciuto, mettere un commento oppure visitare la pagina Facebook o il sito web. Detto questo, oggi passiamo a un film che mi ha particolarmente divertito e interessato. Si tratta di Sin City di Robert Rodriguez. Ecco a voi la nostra video recensione. Bene, eccoci qui appunto a parlare di Sin City di Robert Rodriguez. Allora, innanzitutto voglio dire un paio di cose. Prima di tutto, perché l'ho inserito nella sezione news dello schermo? Sì, è vero, è un film di qualche anno fa ormai, quindi avrei dovuto inserirlo in un'altra categoria, ma c'è un motivo molto specifico, perché a grande richiesta mi è stato chiesto appunto di recensire Sin City 2, Una donna per cui uccidere. Quindi ho pensato, essendo che è appena uscito, cioè è uscito da poco comunque, di inserirlo nella categoria news dallo schermo. Allora ho pensato, perché non inserirli entrambi, in modo da fare, cercherò il più possibile di farli comunque ravvicinati come video recensioni. Quindi ecco spiegato il motivo. So che magari non è correttissimo, però ho pensato che fosse stato più interessante fare in questo modo. Bene, andiamo subito ad analizzare appunto Sin City. Innanzitutto è un film interessante per diversi motivi. È un grande omaggio, secondo me, al noir anni 30 e 40. Come dico sempre, probabilmente avrò detto una grande eresia, quindi qualcuno probabilmente mi sparerà in un vicolo e poi farà un grande discorso narrativo in prima persona, in terza persona dentro se stesso. Però, vabbè, comunque detto questo, forse ho detto un paio di cavolate. Comunque, oltre a questo, appunto, è un grande omaggio. È regia di Robert Rodriguez con l'autore del fumetto Frank Miller, con la straordinaria partecipazione, devo dire davvero straordinaria, di Quentin Tarantino nella scena de Il morto che parla. Detto questo, il film è veramente una perla rara a livello cinematografico, perché grazie all'utilizzo del montaggio digitale, della ripresa digitale, si è potuto creare una grande atmosfera tra colori non colori, in realtà estremamente portato appunto al genere noir, pur essendo comunque di vena pulp. Un grande cast da Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke, Benicio del Toro, Elijah Wood, scusate, quello che ha fatto Frodo per intenderci, so che magari non è una grande spiegazione, però. Quindi c'è un cast veramente stellare, mi sono sicuramente dimenticato altri attori, quindi per darvi un'idea comunque che è un film già di per sé che parte in quinta, sperando di non bruciare le marce. Detto questo, appunto, come ogni buon film noir, ma ricordiamolo di asserzione pulp, il film tratta della redenzione. Nella città del peccato, a Sin City, tutto è sporco e ogni persona, anche la più positiva, subisce una trasformazione in negativo. Si sporca fino ad arrivare a livelli veramente tosti. Le storie fondamentalmente sono tre, con una quarta ai lati, diciamo, inizio e fine, che ha un suo significato nel complesso, nella visione totale del film complessiva. E anche lì ci sono altri attori abbastanza famosi, che però purtroppo sarebbe lungo stare a spiegare chi sono. Appunto, questi filoni principali, fondamentalmente le storie sono appunto un tentativo di redenzione dell'essere umano. Abbiamo queste tre figure maschili, a cui è successo, è capitato una serie di cose, e cercano la redenzione. L'elemento più interessante appunto è la figura femminile qui, come in ogni buon film noir, la figura femminile, che è una figura irraggiungibile, a tratti anche sacra, a cui però è solo attraverso di lei che passa la redenzione dell'uomo. Per cui abbiamo appunto queste figure molto interessanti. I protagonisti sono attori, sono stati dati questi personaggi ad attori molto bravi, che sanno rendere molto bene la cosa. E appunto questa redenzione che passa assolutamente solo attraverso la figura femminile. Ma le figure femminili non sono figure femminili fragili, sono figure forti, sono figure imponenti. La cosa interessante qui è che i protagonisti risultano dal lato estremamente forti e a tratti quasi invincibili, però dall'altro sono figure estremamente fragili, sono figure comunque che sotto la loro faccia, sotto la faccia, la maschera esterna, nascondono una grande fragilità.
sono a tratti più fragili, anzi sono più fragili delle figure femminili che vengono mostrate. E questo è molto interessante, molto interessante. Appunto, è davvero una perla rara del cinema questa, perché ha saputo reinventare in modo originale il genere noir. È vero, probabilmente non è un noir, cioè non è un noir puro, perché secondo me sotto tutto comunque c'è poco da fare, è pulp. Si percepisce l'utilizzo dei colori, vuole essere un noir che è pulp e risulta così fondamentalmente, risulta subito un noir poi un pulp, e se andiamo ad approfondire ancora di più è davvero un grande omaggio al noir, è un noir nuovo, un noir che mostra qualcosa, questa spesso nel noir c'è appunto la redenzione dell'uomo attraverso anche la morte spesso, infatti il morto che parla, non ho usato a caso questa frase, c'è davvero tutta un mondo legato a questa frase nel cinema noir, spesso nei noir ricordiamo la voce fuori campo o comunque l'uomo morente che inizia il suo racconto, inizia il film, la narrazione del film, noi spesso ci rendiamo conto che quell'uomo morirà, sta morendo e racconta la sua storia. Questo è il morto che parla. Spesso anche in un film mi pare di risultare che fosse addirittura un cadavere a parlare, più di una volta è successo nei film, però questo è un film piuttosto famoso in cui è già morto, è già successo, noi sappiamo già come andrà a finire, ma l'importante non è come andrà a finire, l'importante è la storia. Questo è un viaggio di una redenzione. Qui è davvero molto interessante. Rodriguez qui è davvero davvero bravo, con Frank Miller ovviamente, lo stesso autore del fumetto. Come ho già detto, l'utilizzo dei colori in stile cartunesco, ma detto cartunesco potrebbe venire in mente Looney Tunes, non c'entra niente. In stile comunque sì, graphic novel, la definizione corretta è graphic novel, mostra appunto un mondo che, a detta effettivamente di Rodriguez in un documentario, senza la ripresa in digitale, il montaggio digitale, non sarebbe stato possibile mostrare. Lui ha detto giustamente, e secondo me ha ragione questa volta, quanto io sia comunque un sostenitore ancora della pellicola, in questo caso lui ha detto senza una rivoluzione digitale non sarebbe potuto esistere Sin City, perché effettivamente così non si poteva saturare, non si poteva colorare in questo tipo, in questo modo eccessivo probabilmente la pellicola, veramente eccessivo, effetti speciali. Ricordiamo comunque, come dice Lucas, che l'utilizzo di effetti speciali inseriti sulla pellicola tende a rovinare la lunga pellicola, più effetti speciali più si rovina la pellicola, più appunto diventa difficile mantenerla, è tutta una storia dietro adesso che non lo starò a spiegare per motivi comunque di tempo, e quindi appunto c'è questo lavoro, questo grande lavoro, questa grande atmosfera che si percepisce, percepibile, è uno di quei film davvero che vale la pena di essere visto. Io ancora non ho visto il 2, quindi sto parlando veramente senza avere preconcetti per il seguito, assolutamente non l'ho ancora visto e lo recensirò come ho detto, ma non l'ho ancora visto, e quindi c'è tutta una grande atmosfera, una grande elaborazione, una grande recitazione, e i significati, come ho già detto, sono molteplici. C'è il viaggio centrale della redenzione, ma quello che ti dà è una grande malinconia anche, perché comunque hai queste figure che sono così disperate, sono arrivate al limite della sopportazione, cercano in tutti i modi di salvarsi, di salvare la propria anima. Come ho detto, Sin City trasforma le persone, le trasforma ed è un campo di battaglia fondamentalmente, un campo di battaglia costante in cui la paura, la corruzione sono all'ordine del giorno. Queste figure risultano nel loro essere fragili, risultano eroiche in qualche modo, è assurdo, non sono eroiche, la definizione corretta è sono anti-eroi, sono fondamentalmente anti-eroi in qualche modo. E quindi da lì va da sé appunto che è veramente interessante. Piccola postilla prima di concludere, interessante è stato appunto, come dicevo, la sequenza di Quentin Tarantino. Quentin Tarantino è un grande amico di Robert Rodriguez, hanno lavorato assieme quando Tarantino ha fatto Grindhouse e successivamente il seguito diretto è Planet Terror di Rodriguez. I due spesso lavorano assieme, tant'è appunto come che in Planet Terror Tarantino fa un piccolo cameo,
comunque lavorano molto, molto bene assieme. E Rodriguez, appunto, gli ha fatto fare questa parte in cui c'è il personaggio di Benicio del Toro che parla con un altro protagonista, che praticamente in cui praticamente hanno un dialogo, e lui è il personaggio di del Toro è morto. E già capite, se non l'avete visto, che comunque risulta molto, molto divertente, veramente molto divertente, perché Tarantino, quando si tratta di queste cose, è un maestro veramente. E quindi, anzi vi dico che sicuramente recensirò dei suoi film appena riuscirò a rivedermeli, e lui è un maestro in questo, quindi vale la pena, vale veramente la pena. Questo film, secondo me, è eccezionale, e il fumetto non me lo ricordo molto, quindi sto parlando veramente solo per il film. E sì, anche qui probabilmente avevo detto un'eresia, comunque non me lo ricordo, scusate. Il film in quanto tale è veramente eccezionale. Sono un grande amante dei film noir. Come detto, appunto, questo film è un film pulp che però nasconde un'anima noir. E io lo consiglio veramente. Fotografia eccellente, eccellente. Anche il colore veramente eccellente. Regia, qui Rodriguez mi è veramente piaciuto tanto, con l'apporto di Frank Miller e di Tarantino. Anche la musica non è male, a tratti molto bella, a tratti meno, però comunque, come dicevo, come ho detto per l'altra video recensione di Ludo dell'Odio, fa un lavoro egregio, comunque funziona molto bene. La colonna sonora spesso funge appunto da colonna sonora nelle musiche, da apporto alla narrazione. Ci sono casi come Django in cui è protagonista, casi in cui non è protagonista, però credetemi che se la colonna sonora non è fatta bene, non è fatta da essere protagonista, ma comunque non è fatta bene, ve ne accorgete, assolutamente, ve ne accorgete. C'è qualcosa che stona, qui no, quindi questo dimostra che la colonna sonora è fatta bene. Detto questo, penso di aver detto abbastanza, credo di avervi tediato abbastanza con quanto sia, secondo me, affascinante questo film. Lo consiglio, magari non è il film della vita, però se siete appassionati di noir, siete un po' scettici al riguardo, io ve lo consiglio. Male che vada, vi sarete divertiti comunque e apprezzerete la recitazione degli attori. Ricordiamo Bruce Willis, Benicio del Toro, Jessica Alba e molti altri. Detto questo, appunto, vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi rimando alla prossima video recensione. Grazie e arrivederci. Codesca. I do not feel that I was born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. Trova Don Codesca.